Ho riflettuto molto sulle parole di Annalisa Minetti che ha detto nel suo intervento a Domenica Live del 13 marzo. Essendo io affetto da retinite pigmentosa, mi sono sentito chiamato in causa e ho pensato, insomma, perché no di dire anch'io la mia. Non so se Annalisa vedrà mai questo video, ma vorrei comunque farle i complimenti per quello che ha detto, soprattutto per il messaggio che ha cercato di portare. Messaggio positivo, di positività in questo mondo dove ne succede uno al giorno, in cui le persone che potrebbero stare bene insieme, andare d'accordo, non lo fanno. Ci sono persone che hanno a che fare con delle problematiche, sì, con delle problematiche, perché non vedere è comunque una problematica. E nonostante questo, sono persone che hanno voglia di vivere, che come dice lei sono felici, sono persone che fanno venire voglia, che trasmettono questa voglia di vivere, no? E questo devo dire è bellissimo perché si percepisce che dietro alle sue parole è lei stessa la protagonista di queste parole, e lei stessa è stata in prima persona ad aver vissuto un percorso che l'ha portata a rendersi conto di quanto un limite possa diventare un'opportunità, di quanto un limite non sia altro che un limite soggettivo e come tale si può tranquillamente superare, si possa tranquillamente vincere, sconfiggere, di quanto degli ostacoli possano diventare degli stimoli. E questo è un discorso che vale per tutti, retinite pigmentosa o no, paraplegia o no, sordità o meno, cioè in qualsiasi contesto anche nei ragazzi normodotati tutti i giorni. E quindi per questo mi sento di farle veramente i complimenti, perché è arrivato, questo tipo di messaggio è arrivato. La parte che un po' mi ha sconcertato e che mi spaventa è questa necessità di ricondurre tutto ciò a un qualcosa di medico. E lo dice una persona laureata con 110 lode all'INSUBLE di Varese in fisioterapia, che tutti i giorni lavora con medici e parla di medicina e tratta persone, tratta pazienti ed ha veramente a tu per tu con quello che è l'aspetto medico della cosa. In questo caso io mi sento invece di escludere l'aspetto medico, mi sento invece veramente di voler parliamo di cui, parliamo di come si affronta la cecità, parliamo di come si affronta in tutti i giorni, di come si fa un gradino senza vederlo, di come si va a fare sport senza vedere, di come si apprende uno schema motorio senza saperlo fare e senza vedere nessuno che te lo faccia, o senza poterti filmare e quindi vedere dove stai sbagliando e dove stai facendo bene. In quel messaggio invece di Annalisa mi è sembrato di cogliere molto questo suo continuo ricondursi a un discorso chirurgico o comunque medicale, di pensare che chi non si informa o di chi non abbia come focus primario quello di operarsi, quello per forza di cercare di vedere un decimo in più, un centesimo in più, stia fallendo, stia sbagliando. Ecco, in questo caso mi dispiace, ma mi sento completamente in disaccordo perché io ho fatto questo tipo di scelta da piccolino, la mia famiglia ed io, quando avevo 2, 3, 4 anni, abbiamo girato per oculisti più o meno bravi, più o meno preparati, luminari, di ogni tipo, io mi sento di dire che ho iniziato a nascere veramente quando abbiamo abbandonato questa strada e abbiamo intrapreso la strada della felicità. Pur non vedendo, io ho vinto dei campionati mondiali, ho vinto 16 medaglie d'oro ai mondiali da cieco, mi sono allenato da cieco, mi sono fidanzato, mi sono lasciato da cieco, ho creato delle amicizie, ho intrapreso dei rapporti in questa condizione e non mi sento un perdente, non mi sento una persona che non è curiosa e che accetta la sua condizione solamente perché non sfoglio le riviste o non vado a cercare in una piattaforma telematica una soluzione. Ammesso che questa soluzione ci sia, ed è probabilmente una soluzione molto molto lontana, penso addirittura che potrebbe essere un trauma. Senti un po', un trauma, perché il fatto di aver avuto delle conquiste senza vedere, se domani mi dicessero prendi una pastiglia, prendi una medicina e da oggi ci vedi, io sarei in crisi. Sarei in crisi perché il mio mondo è questo e non lo dico con rassegnazione, ma lo dico
veramente felice. Io col bastone e tantissimi amici col cane guida ho viaggiato, viaggiamo. Ho un amico che col bastone ha fatto il giro del mondo. Io sono andato in Florida ad allenarmi per fare sci nautico, che è la mia passione. Ho inseguito le mie passioni pur col bastone. Come ne ho inseguite tantissime a braccetto con un amico o con una fidanzata o con tanti amici. Come inseguo tutti i giorni quando lavoro, quando parlo, cerco, voglio trasmettere questo tipo di concetto. Penso che la nostra missione, o quantomeno io interpreto la mia missione in questo modo, far comprendere un pochettino alle persone che io sono Daniele, un'altra persona è Annalisa, un'altra persona è chi che sia, non sono un cieco, sono Daniele che in più ha questa peculiarità, come posso essere simpatico, antipatico, biondo, moro, alto, basso, non vedo. Punto e stop. Ed è per questo che quando mi trovo a parlare con famiglie, mi capita di incontrarne spesso, famiglie che hanno bimbi piccoli di 2, 3, 4 anni, ciechi dalla nascita, non parlo di medicina, mai parlo di medicina, ma parlo di sport, parlo di valori, parlo di educazione. Parlo di istruzione, parlo di ausili, parlo di questo. Non voglio presentare i medici alle famiglie che hanno figli che non vedono, ma voglio presentare opportunità, voglio presentare felicità, voglio presentare speranza, ma speranza concreta, nemmeno speranza. Speranza è una parola nella quale ci si rimette in mano a qualcosa quasi di imprescindibile, no? Quasi o meglio di incontrollabile. Voglio presentare loro la certezza che ho avuto io, per esempio, che da cieco ho un lavoro, ho una bellissima famiglia, ho una stupenda cerchia di amici, ho dei rapporti incredibili, ho soddisfazioni sportive, cerco sempre nuovi stimoli, punto e stop, senza sperare in un qualcosa. Già la parola sperare spesso ci porta in una sorta di limbo che non dipende totalmente da noi, invece la felicità dipende assolutamente da noi ed è per questo che mi concentrerei molto di più su quello che abbiamo, più che su quello che forse un domani si potrebbe avere, perché in questo mondo, nonostante l'informazione, nonostante l'opinione pubblica ormai sia comunque un po' sensibilizzata, ci sono bambini ciechi di 5, 6, 7 anni che non vanno in gita con i loro compagni di scuola perché sono ciechi. Ci sono bambini di 10, 12, 15 anni che non sanno che pur non vedendo possono avere accesso a un computer, possono usare uno smartphone, possono mandare una mail, possono avere Facebook, possono parlare con i propri compagni in qualsiasi modo lo ritenessero più opportuno, possono mandare una lettera a una ragazza che gli piace o a un ragazzo che gli piace. Io concentrerei questa positività e questa voglia di scardinare i limiti e di abbattere, distruggere i limiti uno dopo l'altro e le paure una dopo l'altra, concentrandomi su questo aspetto, su quanta forza possiamo avere dentro noi stessi, pur non vedendo, e su quanto la volontà di tantissime persone che per noi studiano tutti i giorni possiamo rendere la nostra vita più semplice. Adesso ci sono delle automobili che si muovono da sole, quindi tra un po' potrò spostarmi senza dover chiamare qualcuno, per esempio. Ci sono i telefoni che ti leggono i medicinali, ci sono una miriade di strumenti, c'è il bastone per andare in giro, c'è il cane guida che oltre che un caposaldo per tantissimi di noi è anche un amico per la famiglia, quindi anche un punto di incontro, no? Tra una persona che non vede, tra un cieco e chi gli sta intorno. Oltretutto, personalmente col bastone ho rimorchiato un casino quando mi muovevo da solo. Quindi, questo è il limite, questo è il trasformare un limite, quello che per molti può essere un limite, o l'approcciarsi a un bastone bianco è sicuramente in alcuni casi un limite, in realtà si trasforma in un'opportunità, in un modo per attirare, tra virgolette, un pochettino quella che può essere anche l'attenzione di persone, magari ragazze, magari carine, e il gioco è fatto. Ma togliendoci da questo, veramente cercherei di spendermi, o vorrei che noi tutti ci spendessimo davanti all'opinione pubblica per trasmettere quanto si può essere felici da ciechi, quanto si possa vincere delle medaglie da ciechi, arrivare al termine di un percorso di studi da ciechi, e che chi
meglio non rapportarci con chi accetta questa condizione come un accettare rassegnato. Io non mi sento rassegnato, eppure non vedo e so che non vedrò. E sicuramente se ci saranno opportunità cercherò di sfruttarle e cercherò di coglierle in questo senso. Però metterei veramente da parte la medicina. Non è tramite quella che si giudica se una persona abbia accettato la propria condizione. Non penso che tante persone come me, che non vedono, che non siano in una ricerca spasmodica di una cura o di uno stratagemma per vedere anche un centesimo in più, siano delle persone che non stanno arrivando nella loro vita o che stiano fallendo. Tutt'altro, probabilmente sono persone che dentro hanno scavato molto dentro se stesse e sono felici. E quanti di noi, quante delle nostre persone che conosciamo, che vedono, non sono felici?